Abbiamo preso questo turbo short, quindi puntavamo sul ribasso di STM, è stato forse il peggior titolo di tutta la borsa italiana e peggiore dei tech europei. Il turbo certificate permetteva di moltiplicare per 4,9 volte la performance negativa di STM, quindi se STM ha perso il 9%, il nostro turbo certificate lo vedevamo prima. Stavo facendo 9,5, stavo guadagnando il 41%. Certo, noi avevamo consigliato di comprarlo in apertura, aveva già aperto un po' in calo e quindi la performance netta, vado un po' d'occhio, è circa il 30%. Ottima performance e per chi segue quotidianamente le nostre strategie, consiglio di tenerla aperta, mettere uno stop, ma tenerla aperta, no? Così se domani scende ancora possono approfittarne. Quando abbiamo dei margini così grandi, vale la pena giocarsi anche un pochino questa carta. Cosa consisteva? Consisteva nel fatto appunto che la guerra commerciale arriva proprio sul riscaldarsi. Trump ha dettato la linea su come devono essere i comportamenti verso Huawei, colosso cinese del 5G, nessun contratto con Huawei o tutte le società che vendono chip al colosso cinese verranno inseriti nella blacklist. Quindi quasi tutti i maggiori produttori di chip hanno tagliato i contatti con Huawei. STM è una di queste, Huawei è un suo cliente e sicuramente perderà questi ricavi. Questo significa perdita di fatturato e quindi di utili, quindi il titolo è sceso.